Poiché qua dentro ci stanno 2000 persone più o meno, è chiaro che si accumula in maniera notevole. E quello che noi vediamo qua, si vede chiaramente che quella è carta, no? Come si vede che là c'è sta plastica, stanno tutti appoggiati, però in maniera differenziata e visibile. E chissà dove gli sta questa rugna a dividere questa immagine. Ma quella è già divisa, non mi sembra che sia già divisa, visto che... come sta adesso. Scusate, che voi state qua e vedete il lavoro che facciamo noi a prelevare questo materiale. E come lo dividiamo? Lo dividiamo noi. Non è che sta diviso a terra, lo dividiamo noi per recuperare i cartoni. E io mi già pigliato un sacchetto a candini e lo devo mettere là. Già pigliato un sacchetto e qua ci metto allora là. Voi praticamente perché non dividono loro in modo che noi possiamo prelevare come sta tutto il materiale? Quindi per prelevare in maniera differenziata voi avreste bisogno che si metta... Di spazi. O spazio ognuno c'è sta, spazio voi dite, lo spazio c'è, si potrebbero mettere... Ognuno è fatti su. Scusa Franco. Noi sapete cosa facciamo? Tutti questi cartoni che vedete li mettiamo là sopra. Perché dopo passano passa il cammino. La metto verso le 10 o 10 e mezza e li prendo. Ma noi ci andiamo a dividere noi. Allora. Questo materiale qua si dividesse. Tutta questa spazzatura non si facesse. Casi era prima di busta, si sta di tutto di dentro. E diventa tutto indifferenziato. Ecco, e allora, come si fa a alzare a mano una quantità di questa maniera? Filmando tutto. Guarda anche questa busta, perché è per metà carta e metà plastica. Questa? Vedete? Non è che gli sto dicendo qualche bugia, no? È per metà carta sotto e metà plastica sotto. Noi coscienziosamente li mettiamo tutti quanti qua e si fanno una navetta di cartoni mo qua. Mo qua man mano che carico escono i cartoni sotto e li mettiamo là, una senza pazienza. Poi è una navetta dopo che ce ne andiamo noi e li viene a ritirare. E qua è sempre tutto pulito. Però l'ospedale ha stato una pressa per i cartoni già stati pressati. Ma perché non si possono così depositare così, dovrebbero chiudere, sistemare, sono aperte, aprirli, quindi fanno volume. Aprirli, a volte metterli uno sull'altro e metterli anche a coperto, perché se piove diventa tutto una... A volte il volume non è che è tutta spazzatura, sono anche i cartoni aperti che fanno volume. Capite, non tanto fare i cartoni, non li dubito. Qua c'è solo la carta che è là, imballata e così. E i cartoni stanno in una balletta, una coppa in alto, depositate a una famiglia ecologica ospedaliera, non è fatto dire. Noi sappiamo tutti i cartoni li mettiamo là su, quindi voi li togliete da qua e li accumulate tutta la stessa parte in modo tale. Non posso stare a mischiare. Quando si prendono queste giornate di pioggia così di cartoni, voglio dire, dopo è difficile che si possano prendere a mano, perché sono messi a così senza copertura. Ma è stato anche detto che qui ci stanno pure rifiuti speciali. I rifiuti speciali che fanno i lavoretti, le ditte di mutature che all'interno dell'ospedale, portano pure gli inerti qua dentro. Qualche volta abbiamo trovato, qualche volta però, di lato, qualche catete e qualche flebo con... vabbè, può succedere, voglio dire che... Vabbè, per il momento stanno solo le flebo di vetro, che praticamente sarebbe vetro. Qualche volta. Sì, quello comunque andava differenziato come vetro, invece stava dentro al cartone. Detto Franco è così. Noi dobbiamo fare così. È così, no? Voglio dire, se oggi, se ieri era plastica, bisognava cacciare la plastica. Martedì è la carta, voglio dire, perché se mettono sempre tutto e noi veniamo qui il venerdì per prendere la plastica e troviamo anche i sacchetti di carta, togliamo quelli, cioè voglio dire, non ci si fa. Un'altra ditta che le ritira, non siamo noi della sinistra. Sì. Quindi non l'avrebbero dovuto mettere qua in mezzo, tutti questi flab che si vedono. Ce ne stanno parecchie. Contenitori contenenti vetro che dovrebbero essere depositati qui. E lo spazio c'è. Sarebbe stato possibile depositarli in questo cassone dove dovrebbe esserci solo vetro, ma che in maniera evidente contiene anche altre cose. Questo è polistirolo, questo è il metallo, cioè sono i contenitori dei cibi che vengono portati nei reparti che sono stati depositati qui. E quel vetro non è stato depositato nel punto giusto, costringendo chiaramente gli operatori anche a svuotare questi contenitori. Un lavoro più lungo e complesso a cui sono costretti, che non accadrebbe se
anche gli operatori sanitari addetti provvedessero a differenziare in maniera corretta, cosa che potrebbe avvenire dal momento che in questo spazio c'è possibilità di organizzare una vera e propria mini isola ecologica destinata all'ospedale. E invece i rifiuti vengono accumulati, così come ci è stato mostrato, all'interno di queste buste dove la carta è frammista alla plastica, dove possiamo vedere sono presenti anche delle plebe, vetro che dovrebbe essere stato depositato in quella zona che vi abbiamo mostrato prima. La carta, i cartoni che dovrebbero essere piegati correttamente, li accumula tutti in una zona per consentire il prelievo successivo. Ovviamente, data la massa, la mole di materiale da andare a prelevare, è necessario utilizzare la pala meccanica che scarica all'interno del materiale indifferenziato, perché come vedete abbiamo vetro, plastica, cartoni, carta, di tutto. Ecco, abbiamo delle altre, prego, ancora vetro, dovrebbe essere depositato là, e qui abbiamo addirittura, ecco, questo è il fatto che gli stavamo questi dicendo. Sono gli inerti, ci sono i fili, questi sono gli inerti, c'è stato questo è il materiale che viene utilizzato da chi fa dei lavori all'interno e poi lo deposita qua. Lavori elettrici, impianti, insomma, tutto questo viene documentato da voi operatori della Senex quando fate il prelievo con foto. Le operazioni che faccio con la palla, sta tutto documentato. Fotografate prima e dopo. Il cane non scappa niente. Giusto, ma quando volete accusato. Qualcosa che noi vediamo, basta che andate in ufficio e ci sta tutto. Tutto quello che facciamo. Ma voi qua in questo punto, per bene, quante volte ci dovreste venire? 3 volte a settimana veniamo. E ci venite 3 volte a settimana? È sempre con il combattatore e con la pala meccanica. Con la pala meccanica veniamo perché, come vedi, per la quantità, per insomma. La quantità che ci sta. Se non viene la pala meccanica, dobbiamo prenderla a mano. Tutto questo. Però comunque sempre lì, perché voglio dire, non è differenziato come loro dicono. In sostanza ci vorrebbe una mini isola ecologica per l'ospedale, con i vari spazi e differenziato i vari che sia. Poi lei avevano detto che differenziavano, lei sapeva che differenziavano, adesso ho visto che non è così. Il camion grande che contiene l'indifferenziato, dal momento che ormai questo materiale non può essere più. Parlando di numeri, quante volte alla settimana venite qua per le varie frazioni? I cartoni tutti i giorni. Per quanto riguarda? 3 volte a settimana. No, non ti sento perché. 3 volte a settimana. Per che cosa? Quindi qui venite 3 volte alla settimana. Praticamente ogni 2 giorni, praticamente. Per questa, per quest'area. E quindi il calendario del prelievo qual è? 3 volte a settimana. Per questa zona indifferenziata. Quindi voi questa la considerate indifferenziata per quelle cose che mi avete fatto vedere, quindi per quello motivo diventa indifferenziata.
se invece differenziassero bene verreste in maniera diversa. Differenziare si fa sempre 3 giorni a settimana, però si recupera cartoni, plastica e tutto. E qua vengono gli altri per recuperare quei cartoni. E vengono tutti i giorni per i cartoni? Poi ci sta il camioncino che viene per la cucina. La cucina là è un lavoro a parte. Tutti i giorni si viene anche. Tutti i giorni va anche là. Il problema è che la quantità è assai, quindi ci vuole un po' più.